Don Enzo riflette sulla figura di Abramo e approfondisce le esigenze e la bellezza della vocazione. Meditazione tenuta l'11 novembre 1986. Personaggio Mosè, se ricordate. Circa questa chiamata e tutto quello che segue. Che vuol dire l'incertezza, l'insicurezza, il disagio. Salta fuori tutto l'umano, tutto il bagaglio tipico dell'uomo, e lo vediamo anche nei profeti che hanno vissuto una vocazione eccezionale, eppur essendo vocazione eccezionale, pur essendo chiamate eccezionali, tuttavia emerge molto chiaramente tutto il loro travaglio interiore, tutta la loro difficoltà. Al capitolo 12 del Genesi c'è appunto descritta la chiamata di Abramo, molto sinteticamente, ma è sufficiente per capire il momento eccezionale di questa chiamata, che noi sembra così, ma mettiamoci un po' nei panni di chi è chiamato. Cerchiamo di, per capire, dobbiamo immedesimarci nella persona che sta vivendo questa particolare esperienza. Soprattutto cercare di capire il suo contesto, la sua cultura, la sua preparazione, la sua realtà storica, ambientale, culturale, via. Se no rischiamo proprio di impoverire l'avvenimento, qual è appunto la vocazione. Lasciargli tutta la sua realtà al personaggio. Perché è un personaggio reale, un personaggio come siamo noi, alle spalle abbiamo delle esperienze che influiscono su questa esperienza vocazionale, abbiamo un ambiente, abbiamo dei progetti, abbiamo delle carenze, abbiamo dei limiti, abbiamo delle capacità, abbiamo delle misere frustrazioni o meno. Il Signore disse ad Abramo, capitolo 12, lascia la tua terra, la tua tribù, la famiglia di tuo padre e va nella terra che io ti indicherò. Farò di te un popolo numeroso, una grande nazione. Il tuo nome diventerà famoso, ti benedirò, sarai fonte di benedizione, farò del bene a chi ne farà, maledirò chi farà del male, per mezzo tuo io benedirò tutti i popoli della terra. Pensate che vastità, che panoramica enorme, immensa, come quest'uomo si è trovato improvvisamente coinvolto in una vicenda che ha i confini del divino, dell'eterno, i confini del mondo, i confini di tutta la storia. Abramo partì per mezzo suo benedirò tutti i popoli della terra. Abramo partì nella località, pensate un attimo, sentire questo, un uomo. Abramo partì dalla località di Carán, secondo l'ordine del Signore. Aveva 75 anni. Partirono con lui la moglie Sarai, il nipote Lot, figlio di suo fratello. Portarono tutti i beni che avevano acquistato e gli schiavi comperati in Carán. Si diressero verso la terra di Canaan. Ecco, c'è subito un ordine ben preciso. Prima di tutto, ecco, c'è una chiamata personale, non qualcosa di vario. Tu, Abramo, il Signore disse ad Abramo, e non un altro.
per cui chiarisce subito l'equivoco di dire ma sono io, quelli, perché, eccetera. È una chiamata, la vocazione è una chiamata, un fatto molto personale. Anche se poi ha una sua configurazione sociale, comunitaria, perché la sua chiamata non si esaurisce nel personale, ma si dilata nel sociale, nell'ecclesiale, nel popolo. E questa chiamata, se guardate bene, non è qualcosa di vago, ma qualcosa di ben specifico. Lascia. Ecco. Si configura con un modo di essere, il modo di colui che deve lasciare. Ma non lasciare per lasciare, ma lasciare per andare. Lascia la tua terra, la tua tribù, la famiglia di tuo padre. Per cui Dio dà delle indicazioni ben precise, non è che lo chiama. Tu dovrai essere il capostipite della nazione, un po' il capostipite di una nazione grande, ma come? Dio ci dà i mezzi. È una chiamata che si precisa con delle indicazioni inconfondibili. Lascia la tua terra, la tua tribù, gli dice quello che deve fare. Gli precisa. Gli dice le modalità di questa nuova realtà, questo nuovo modo di essere. Per cui il lasciare, il sentire il Signore, ci sollecita ad essere un nuovo modo di vivere. Per cui dobbiamo tenere per scontato che la vocazione tanto in quanto si fa strada un nuovo modo di vivere. Si fa strada un nuovo modo. Perché lasciare la terra, lasciare la tribù, vuol dire lasciare tutto insomma, la famiglia di tuo padre, e va nella terra che io ti indicherò, cioè metterti in cammino, no? E questo è soltanto l'inizio. Quando uno sente questa chiamata, è soltanto l'inizio di un cammino che deve perpetuarsi. La vocazione non si esaurisce nel fatto di sentire questa chiamata, si perpetua, si fa strada, è un cammino, ecco, la vocazione è un cammino. Ed è un cammino, diciamo, che non nel vago, non qualsiasi, ma un cammino che ha un suo percorso ben preciso. Va nella terra che io ti indicherò, non altrove, non lì o lì o là. Ma c'è tanto bisogno qui, ma posso far tanto bene là, ma qui mi trovo meglio. No, la vocazione è andare dove il Signore vuole. Non dove c'è bisogno, non dove mi trovo bene, non dove mi piace, non dove mi sento realizzato. Siamo ben presenti. La vocazione è andare nell'ignoto, un ignoto però che cessa di essere tale perché è conosciuto da Dio stesso. E va nella terra che io ti indicherò, per cui bisogna avere, diciamo, questo senso di rispetto per chi mi chiama. Bisogna avere questa capacità, ecco, di non svalutare questo momento particolare, perché probabilmente questa voce potrebbe anche essere, questo messaggio potrebbe anche essere confuso, impoverito, diluito, denegato magari ad altri, eccetera. È una voce chiara che esige una risposta chiara, eh? È una voce chiara, inconfondibile.
che esige una risposta chiara. Se la nostra non è una risposta chiara, perché c'è ancora, e dico, bisogna fare questo lavoro di vedere dentro di noi quali sono quelle resistenze. Quali sono quelle zone opache che non lasciano passare. Se quel vetro lì è trasparente, la luce passa. Se quel vetro lì è opaco, la luce non passa. Vediamo del grigiore. Ecco che c'è tutto questo lavoro, per cui è Dio che chiama, ma è anche l'uomo che si mette in condizione di cogliere. Ma io non sento, ma io non vedo. Fa chiaro nella tua vita, fa luce nella tua vita. Fa delle cose con chiarezza, cerca sempre la chiarezza, ama la chiarezza, vivi nella chiarezza, promuovi gesti di chiarezza, fa chiaro gli altri, perché se tu hai questa ambizione di far chiaro gli altri, naturalmente fai chiaro anche te stesso. Insomma. Se io accendo la luce per quello che viene in casa, è logico che faccia luce, anch'io mi trovo nella luce, oltre che fare del bene a quello, e alle volte ci serve moltissimo il fatto di dire, ma io non posso vietizzare, ma io non posso restare nel vago, nell'indefinito, eccetera, perché l'ambiente in cui vivo, le persone che avvicino, hanno bisogno di scoprire, di uscire da quel certo tunnel, da quel senso di insoddisfazione, da quel senso di disagio, da quel senso di indefinito, da quel senso di inutilità. No, anche questo potrebbe essere un mezzo da valorizzare, da rivalutare. Io vedo, vivo assieme a delle persone che hanno il senso dell'inutilità, il senso del nulla, il senso dell'incapacità della propria vita, il senso dell'irrequietezza, dell'insoddisfazione. E questo mi sprona. Il fatto di far luce loro, di cogliere questo messaggio o questa dimensione negativa dall'ambiente, della persona che è vicino, è già uno sprone per me. Cioè, queste persone hanno bisogno di luce, diversamente affogano, ghettizzano, arrivano alla disperazione, all'angoscia. Il servizio migliore, il rapporto più valido, eccetera, sarà quello di essere io nella chiarezza, per fargli vedere che ci sono altre dimensioni, altri modi di essere. Purtroppo è capitare che c'è la persona incerta, insicura, logorata, oramai in una situazione di sfacelo, di disimpegno, eccetera, che si avvicina a me e non riceve nessun stimolo. Lei cerca della luce, io sono nelle tenebre. Lei cerca delle sicurezze e io sono in un momento vivo, un momento di insicurezza. Cerca dei valori, degli ideali e trova in me la frammentarietà. L'effimero che è in opposizione all'ideale, alla forza, al valore. Per cui il Signore, ecco, potrebbe anche aiutarci in questo senso, facendoci incontrare della gente, delle situazioni, dei messaggi, delle necessità, dei bisogni. Gente che cerca, gente che ha bisogno di quella luce. E qui è una grande responsabilità. Ci dà delle indicazioni ben precise, mettiti in cammino, cammina, non star seduto, non star troppo a pensarci, non star troppo a rifletterci, rifletti tanto in quanto è sufficiente per metterti in cammino, non per adagiarci. Per cui ponderare, mi consiglio, sento, eccetera, poi devo mettermi in cammino. E il cammino è sempre un rischio, perché so già che posso trovare degli sbarramenti, degli steccati, cioè delle difficoltà, Non mettiamoci in cammino quando vediamo che tutto è luce, sei in cammino,
Io non so, diciamo, che interruzioni posso incontrare su quella strada, che sbarramenti posso trovare, che steccati posso trovare, che difficoltà. Cioè la tentazione nostra è quella di voler fare un certo cammino di fede o vocazionale e volerlo fare come vogliamo noi. Il cammino vocazionale, secondo la Bibbia e la parola di Dio, è in questi termini. Vuol dire trovare dei momenti di sbarramento, vuol dire trovare delle deviazioni. Dovrò deviare, dovrò prolungare, dovrò fare delle strade, un bel momento ci sarà un terreno molto, molto scabroso, molto sassoso, molto impervio. La strada asfaltata non c'è più, devo fare la mulettiera, devo arrampicarmi. Tu parti magari, che tutto è luce, tutto è bello, c'è l'entusiasmo, c'è l'interesse, eccetera, eccetera. Poi un momento ti accorgi che la strada asfaltata, la strada ampia, sicura, eccetera, non c'è più, c'è soltanto la mulattiera, per cui dovrò arrampicarmi. E vabbè, per cui, ma è sempre la strada del Signore, questo è importante. Anche quel piccolo sentiero, molto difficile, non cessa di essere la strada di Dio. E questo è quello che conta. Non dobbiamo guardare soltanto, ma è stretta, ma ci sono queste difficoltà, ma è disagevole, ma è impraticabile. Ma è la strada di Dio, è questo che conta, capite? Ma io sono qui, ma io non ce la faccio, ma tu sei qui, sei nel contesto Dio, nel contesto Signore, nel contesto verità. Che poi questo contesto sia difficile, sia incomprensibile, sia imbattibile, nel senso che non può essere battuto da altre persone, impraticabile, eccetera, eccetera, va bene. Può essere che quella persona non vuol camminare, è debole, è anemica, e via via, allora si siede. Ma non possiamo pensare che questa persona si siede, se è stata chiamata, soltanto perché non ha più la forza, ma perché non riceve la forza, è una cosa ben diversa. Io posso non avere più la forza perché non la ricevo, perché non sono disponibile, perché non mi lascio rafforzare dal Signore. Se non mi ha chiamato, certamente mi dà la forza. Sarà soltanto un lumicignolo che mi guida attraverso quel bosco impervio, eccetera, attraverso quella boscaglia, quel sentiero, quella mulattiera, eccetera. Sarà soltanto la fede che mi guida, non avrò più il conforto, l'agevolazione, vabbè, queste cose possono anche... Chi mai l'ha detto che le strade devono sempre essere praticabili, comode, facili, eccetera. D'altra parte sarà proprio lì che si vedrà la genuinità della mia vocazione, la mia volontà ferma di rispondere a questa chiamata, la mia volontà ferma. Perché fin quando trovo facile, allora. E quando la strada si fa stretta, che diventa impraticabile, difficile, che la mia vocazione si fa vocazione, nel senso che si fa scelta. Prima ci poteva essere la tentazione di scegliere perché ero facilitato da tante situazioni. Poi queste facilitazioni vengono a crollare, no? Questi rapporti, questi sostegni, queste indicazioni vengono a crollare e allora è soltanto l'amore che va avanti. E la vocazione che cos'è se non l'amore che si fa strada quando tutto viene meno? La vocazione è quest'amore per colui che mi chiama, il sommo bene che è Dio, e che va a strada, va avanti nonostante tutto.